Dunque, ragazze e ragazzi, eccoci qua su Persona 5 Royale. L'episodio scorso abbiamo battuto tutto un susseguirsi di nemici, tra cui i quattro cavalieri dell'Apocalisse, e ora ci apprestiamo a battere il Dio Malevolo, insomma, quello che ha fatto tutto sto casino. Adesso, come vita... Eravamo a po', no? Eravamo a posto, mi pare. Sì, abbiamo consumato ovviamente un bel po' di SP, ma io starei comunque così al limite. Se mi mancano degli SP, li uso gli oggetti in battaglia. Ecco, però al posto di Morgana io rimetterei Makoto. よし。Vediamo, chiamo questa faccenda una volta per tutte. Se vuoi combattere lo farò volentieri. Ok, al posto di... Poi comunque a seconda della necessità cambio durante lo scontro. È vero che perderei un turno, appunto, però lo facciamo. Quindi siamo noi, Ryuji, Han e Makoto. Andiamo, direi, salvare o salvato. いいか? Quello che... Quella cosa, sì, credo che questa sarà la nostra battaglia finale, addirittura. Sei pronto, Joker? Andiamo. Yosh. Smuovo forse una domanda superflua. Beh, andiamo. Ribelli, avete scelto di ripudiare la prigione del decadimento. Perché voi, miseri umani, osate ancora opporvi a me? Piantala di parlare come se fossi un dio. Beh, in teoria lo è, però. Sei solo un tesoro come un altro. Chiudi la bocca e arrenditi. Almeno così ci ha detto il vero Igor, poi. Stolti, ancora non capite? Le vostre azioni non salveranno una singola anima. Vedi che è un dio, eh. Come pensate che sia riuscito a diventare un dio? Cosa vorresti dire? La libertà di non dover scegliere, la libertà di non dover pensare. Nessuno si sentirebbe più vessato dalle responsabilità se le si potesse scaricare su qualcun altro. E chi pensate si sia offerto di accogliere su di sé un tale fardello? Vuoi dire che si tratta di te? Sì, la risposta è scontata. Precisamente, è stata l'umanità stessa a volere che il Santo Graal fosse un dio capace di dominarla. Se continuerete a rifiutare questo nuovo mondo, non avrete mai un posto al suo interno. E allora? Dunque vi opponete, anche se questo significherà rinunciare alle lodi di coloro che volete salvare. Non ci faremo più condizionare da ciò che pensano gli altri. Proprio così. Se non intendete obbedire, allora soffrirete ancora una volta. Farò calare il martello del giudizio su di voi, che osate minacciare il mio ordine assoluto.
Sarà tostissima, immagino, eh. Però lui si ricaricava la vita, quindi... Io sono colui che esaudisce i desideri delle masse. Io do vita alla loro voce. Come faccio a contrastare questa cosa? Se non facciamo qualcosa per quelle linee di rifornimento che pompano sangue, non finiremo mai, infatti. Bisognerebbe tagliarle in un colpo solo. Anche il nostro avversario lo sa bene. Se le attacchiamo direttamente, cercherà di fermarci. Dobbiamo mandare qualcuno a tagliare i rifornimenti. Dopodiché tutti dovranno continuare ad attaccare per distrarre il Santo Graal. Darò un bel taglio a quei cosi rossi. Dobbiamo impedire... Sì. Allora... Ryuji, quando l'avevo mandato all'inizio, insomma, ha fatto la sua figura. Però Makoto mi servirebbe per curare, perché lei ha le cure. Han per diminuire l'attacco nemico. Cioè, l'unico che veramente non mi servirebbe è Ryuji. Proviamo a fidarci. Speriamo faccia un bel lavoro. Dai. Ok. Allora, noi continuiamo ad attaccare. Allora, diminuiamogli la difesa. E l'attacco. Aumentiamo noi la difesa. Lama di luce, ma io avevo... No. Avevo questo. Scusate. Non sono stato... Anche sono stato preso, ma non mi ha dato la debolezza. Vabbè, però sì, usava la luce, non mi ricordavo più. Allora meglio cambiare. Usiamo lui. Usiamo ghiaccio pesante. Concentriamoci. E direi... media rama, teniamo la vita alta, sì, va. Andiamo di... no. Ok. Attacchiamo. Vediamo quanto li togliamo. Tantissimo. Però... la felicità della popolazione dipende dalle mie regole. Chi non lo capisce deve essere eliminato. Sembra che non sappia che sono qui. Un po' più avanti ci sono quasi. No, ma è come l'inizio con Kamoshida. Cioè, vabbè. Vabbè, continuiamo a distrarlo. Non ricorda più niente. Amnesia. No, sì che ce l'avevamo. Aspetta, forse. O ricordo male. Probabilmente ricordo male. Niente, allora attacchiamo. Facciamo... sì. Il turno dopo devo diminuirgli l'attacco. Non ricorda come usare le persone. Allora facciamo... attacchiamo normalmente.
Attacco ristabilito, difesa ristabilita. Non c'è problema. E c'è la cura, sì che ce l'abbiamo. Adesso. Ok. Ok. Facciamo. No, devo diminuire la difesa. Concentrazione. Io mi curo con una quantità media, va bene. Precisione dell'illusione aumentata. Lo farivo più una cura, ma vabbè. Proviamo. No. Dov'è qua? Proviamo, attacchiamo. Attacchiamo. Le masse che levano lode al Santo Graal sono sconfinate. I loro desideri e la loro forza mi conferiscono l'immortalità. Sì, tu non stai zitto. Canta e delirare, fai quello che devi. Bene, ora di tagliare. Beh, ah, un colpo solo, infatti. Funzionato. Funzionato, che ve ne pare? Non sto più ricevendo la forza dei prigionieri. Disgustosi ribelli. Non può più curarsi, d'ora in poi sarà uno scontro all'ultimo sangue, abbattetelo. Quello che faremo. Allora, direi sempre questo. Teniamo la vita al massimo, o quasi. Raduno di luce. Sarà un brutto colpo. Beh, l'attacco ce l'ha diminuito. Noi difesa ce l'abbiamo potenziata. Però Joker si mette in difesa, che lui deve stare in piedi. Gli altri no. Aumentiamo l'attacco ulteriormente. Vai. Ottimo. Difesa. Ah, attacco ristabilito, porca vacca. Madonna. Oh, sopravvissuti tutti. Fermi tutti. Allora, estendiamogli il malus alla difesa. Adesso lui elettrifica per bene. Lei gli abbassa l'attacco e Makoto cura tutti al massimo. Freccia di luce. Adesso attacchiamo sempre. Sì, attacco di ghiaccio pesante. Va bene, va bene, va bene anche per 300. Ah, già che ci abbiamo il bonus. Quindi facciamo attacco devastante. 270. Facciamo concentrazione. Ok.
Io direi, ma stiamo con la vita alta o media. Ok. Anche Joker, lui ce l'aveva un pochino bassa. Ok. Cavolo, aspetta. Allora, facciamo. Anzi, cos'è amnesia quella? Dico bene. No, mi deve guarire. Ann, aspetta, che però devo trovare. Qualcosa legato all'amnesia. No, aumenta. Oppure c'è qualcosa di generico, non mi ricordo. No, questo è per il nemico. No, allora c'avevo qualcosa di generico, credo, visto prima. Aspetta. No. Ecco, cura tutte le alterazioni negative non speciali, vediamo. Ok. Perfetto. Adesso potenziamo l'attacco di tutti. Perché lei deve attaccare. E fa un danno molto considerevole, direi. Tra concentrazione e potenziamento dell'attacco. Makoto, facciamo che... usa questo. Ok. Non c'è problema. Ci pensiamo subito. Adesso andiamo di attacco devastante. Però secondo me non è finita, troppo facile. A quanto pare sì, siamo sicuri. No, ci sarà un'altra trasformazione, penso. Vediamo. 81. Lui mi impara danno da vento pesante a tutti i nemici. Noi abbiamo questo. Adesso troviamo con questo. Va bene. Mi sembra strano, però. したけど。 もしかしなくても やべえだろこれ。 これは どうなってる。 Ammazza. Cioè, si è aperto praticamente. L'ho detto, era troppo semplice. Abbiamo tutto troppo facilmente. Io sono l'amministratore generato dell'inconscio umano collettivo. Sono... un nome più semplice no, eh. Yalda, vabbè, dio del controllo. Ariene zo? Birukayo.
È una follia, è grosso quanto un edificio. Ed era già enorme quando era il Santo Graal. Allora non mi sembra tu stai facendo un buon lavoro, È compito dell'amministratore condurre l'umanità verso uno sviluppo adeguato. E ora che non vi sono più dubbi sulla stupidità umana, è mio dovere mettere in atto la purificazione. Stai scherzando, sei stato tu a cominciare questa buffonata. Le stolte masse hanno solo saputo diffondere idee pigre e banali, facendo così regredire la società. Nelle mani degli uomini il mondo è condannato e la rivitazione è impossibile ormai. Questo non significa che gli umani siano malvagi. È vero, vi sono molti cittadini onesti, ma non fanno altro che imboccare la via dinanzi a loro. Compiere delle scelte è sempre motivo di sofferenza per gli umani. Anche se la loro strada conducesse verso la rovina, queste capre non smetterebbero di percorrerla. Stronzate, stai solo imponendo le tue idee egoiste alla gente. Hai un sacco di pregiudizi per essere un dio. Se è per il bene dell'umanità, non ti piacerebbe farti dare una bella ripassata degli umani? Non sei l'unica entità, credo. Neanche superbo. Io sono l'entità che governa questo mondo. Il suo futuro dipende unicamente dalla mia supremazia. Coloro che oseranno sfidare questo ordine naturale si imbatteranno nella punizione divina. Quell'essere è su un livello completamente diverso, Possiamo davvero sconfiggere una cosa del genere, ma soprattutto non avrei mai immaginato un risvolto del genere. È il miglior risultato possibile. Stiamo per batterci contro un dio che non risparmierà un colpo. Ah beh, quale obiettivo più grande potrebbe mai esserci per i dadi fantasma? Però devo dire che è un po' troppo grosso per i miei gusti. Mi impegnerò con tutte le mie forze per aiutarvi con la navigazione. Possiamo farcela se lavoriamo tutti insieme. Facciamolo a pezzi. Coronare le nostre imprese con la sconfitta di un dio, questa sì che è arte. Non dobbiamo fare altro che prendere qualcosa a legnate, giusto? Sì. Cavoli, siete il miglior gruppo di idioti che potessi sperare di conoscere. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra. Chiudiamo con una vittoria, ma non è ancora finita. Vabbè, chiudiamo con una vittoria, ma poi spero che non chiudiamo, cioè, come gruppo. Ci prenderemo tutto. Il nostro futuro. E questo mondo.
Ah, che cavolo, questo non avrà debolezze, sicuro. Ribelli che osano sfidare la mia legge. Morirete tutti. Allora. Prima di tutto. Aumentiamo l'attacco. Concentrazione. Ah, devo diminuirgli il suo, è vero, fa niente, dai. Al prossimo, sperando non mi secchi subito. Allora, noi non teniamo questo. Facciamo ghiaccio pesante. Allora, se no attacchiamo subito con Han. Facciamo attacco devastante. Scavrà. La difesa. 1000, oddio. Uno spicchio. L'abbiamo tolto, poi facciamo. Ok. Ho scatenato su di voi il peccato capitale della lussuria. Non avete possibilità di fuga, umani. La follia dell'umanità vi condurrà alla rovina. Cosa fa? Gli è cresciuto un braccio ed è pure armato. Lussuria distorta. Che attacco è questo? Uno dei peccati capitali dell'umanità? Non abbassate la guardia finché non scopriamo cosa fa. Siamo innamorati. Non lo so. Aspetta, per sicurezza. Dov'è? Aspetta. Non so se ha effetto, però adesso lo devo ritrovare. No, era più su. Scudo. Più su ancora? Ma non credo, no. Aspetta. Questo niente. Ma no, ne avevo qualcuno. No. Questi sono oggetti d'attacco. Boh. Aumenta l'attacco. Potenza precisione dell'illusione. Aumenta l'attacco. Aumenta. No. No. Scudo che protegge tutti. Precisione nutriente ripristina 50 HP. Ma non ho quello che mi interessa. Oh, non lo vedo più. No, ma non c'è proprio. Ma io ne avevo più di uno, sono sicuro. Boh, vabbè. Vabbè, comunque. Attacchiamo e basta. Vediamo cosa succede. Proviamo. Il danno è sempre quello. È un impeto di lussuria. Cosa vuol dire? Facciamo... Proviamo il fulmine. Pochissimo. Diminuiamogli l'attacco. Io direi
Continuiamo a curare con Makoto. Sì, è per sicurezza. Aspetta. Sì, è questo. Freccia di luce. Pena capitale. Ha desistito. Interazione di... Ah, è stato... Non so cosa ha fatto. Però vabbè. Dunque io... devo diminuire la difesa. Ah, adesso anche... Ok. Aspetta. Ho due cannoni dell'esecuzione. No, mi conviene comunque colpire lui. Cioè, uccidendo il corpo, anche gli arti muoiono. Quindi... Adesso poi vediamo. Facciamo concentrazione. Difesa. Adesso facciamo... Proviamo a fare attacco mortale. Ah, è molto debole però questo. C'ha poca vita. Poca vita. Forse è meglio fare attacco devastante, va? Eh sì. Facciamo... Danno fuoco pesante a tutti, va? Che ha l'attacco potenziato. Sconfitta la mano, diciamo. E qua facciamo una bella cura generale. Ho scattato su di voi il peccato capitale della vanagloria. Non avete possibilità di fuga, umani. La disonestà dell'umanità vi condurrà alla rovina. Campana. Un altro? E ha una campana. Fate attenzione, abbiamo idea di cosa possa fare. Ora è debole a tutte le affinità. Sta preparando un attacco diverso, un altro peccato capitale. Che significa tutto questo? Sveglia. Ma i miei SP sono saliti tantissimo. Non mi ricordo quel potere. Comunque, io direi, attacchiamolo sempre con lui. Facciamo però danno da ghiaccio pesante a tutti i nemici. Ok, adesso facciamo, aspetta, danno fisico medio a tutti i nemici. Ok. E noi facciamo concentrazione. Lei è debole a tutte le affinità. Vuol dire che basta un attacco e cade per terra, mi sa. Continuiamo a curare gli altri con lei. A fare da supporto. Fa da supporto, diciamo. Attacco ristabilito. Bel danno, però non... Vangelo. Ok. Adesso facciamo...
Guarda, polvere di diamanti, to, attacco pesante, anzi grave. Quello più forte che abbiamo, è uguale all'altro, allora come ne fare l'altro. Qua facciamo... sì. Intanto stiamo sconfiggendo anche la campana. Ah, forse potevo potenziare l'attacco con il Ryuji, in effetti. Però fa niente, noi... No, anzi, diminuiamo l'attacco suo, che forse è meglio. Eh sì, dopo con Ryuji aumentiamo... aumentiamo la difesa. Boh, è diventata nera, ma... è guarita, meno male. Scrivo su voi, peccato capitale della gola. Non avete alcuna via di scampo, umani. L'egoismo dell'umanità vi condurrà alla rovina. Prende, ho capito. Mi conviene, diciamo, uccidergli anche le braccia, se no lui attacca più volte. Una spada stavolta, di certo sarà pericoloso farsi colpire. Gola distorta. Costo dell'abilità raddoppiato. Un altro ancora, pare che questo sia l'attacco del suo corpo principale. Potrebbe continuare a cambiare la sua mossa, facciamo attenzione. Allora, aspetta. Intanto... costano il doppio, ma fa niente, dobbiamo farlo. Tanto abbiamo Soma. Un'altra cosa. Aumentiamo l'attacco. Io avevo fatto concentrazione, mi pare. Fammi vedere. Aspetta, no, si può. Vabbè, comunque attacchiamo così. Ha respinto le fiamme, forse. Sì, riflette il fuoco. Questo. Però sono quasi... Questa poca vita, questa ne ha metà. Allora io direi... dobbiamo curarci per forza. Costo dell'abilità ristabilito. Ok. Bocca. Noi abbiamo bloccato... attacco. Difesa diminuita. Maledetto che non sei alto. Allora. Un attimo. Proviamo. No, devo andare con roba pesante. Devo andare con roba pesante. È sempre lui. No. Ok, la spada è andata. Rimane la campana. Facciamo attacco mortale. La campana è quasi andata. Qua facciamo... Ah no, questo riflette il fuoco, è vero. Allora guarda, facciamo Tarunda. Ok. Stendiamo il malus con Makoto. Con Makoto devo aumentare la difesa per forza. Scatenato su di voi il peccato capitale dell'ira. Non avete possibilità di fuga, umani. La passione dell'umanità vi condurrà alla rovina. Ma vedo che ha le braccia. Ne ha...
1, 2, 3, 4. Fino a 8 attacchi mi sa che può fare. No, 4, scusate. O 5 più il colpo centrale. Questo qui ha un libro. Ha un... non abbassate la guardia. Ira distorta. A tutte le furie. Allora, facciamo... sì, diminuiamo la difesa. Non ho gli SP, maledizione. Non ho gli SP, allora facciamo così. Forse ce l'abbiamo, qualcosa che aumenti l'attacco. Abbiamo due Soma, tra l'altro. Ok. Lo scudo protegge tutti gli alleati da un'uccisione istantanea. No. Aumenta l'attacco di un alleato per 3 turni. Uno generale non ce l'abbiamo. Un alleato. Aumenta l'attacco di tutti gli alleati, vai. Ok. Io avevo fatto concentrazione, no? Non... no, infatti. Sì, facciamolo. Makoto, no, madonna. Io farei con Makoto una cura totale. Beh, è arrabbiata, eh. Ok. Freccia di luce. Vangelo. Ira di Dio. Ok, abbiamo resistito bene. Adesso facciamo, allora, fammi vedere. Facciamo sempre ghiaccio pesante, quello di verso tutti. Ah, riflette il ghiaccio il libro. Ok. Con Ryuji usiamo... aspetta, non Soma. Però un alleato. Ridone 10% di SP è un alleato. È sempre singolo. È sempre singolo. 100 SP di un alleato. Però quasi quasi... però Anci li ha. Facciamo a... sì, sì, facciamo a Makoto, dai. Ok. E An invece mi attacca, mi fa un attacco pesante contro tutti. Visto che è bella potenziata. Esatto, il libro è quasi andato. Ah, lei è guarita. Va bene. E direi... ma in via del tutto eccezionale, attacchiamo. Così se il libro sparisse, magari... ah, riflette l'atomico, il maledetto. Cos'è? Ho scattato su di voi il peccato capitale dell'avarizia. Beh, avete possibilità di fuga. La cupidigia dell'umanità vi condurrà alla rovina. Più o meno di solite cose, però vabbè. Sta morendo di fame. Calma, calma. Beh, comunque sono sempre quelli. Cioè, hanno sempre le solite debolezze. Allora, attacchiamo. Sì. Oppure, aspetta, no, devo estendergli il malus della difesa. Sì, perché forse adesso... ok. Lui ha fame, perciò il suo attacco... allora, usiamolo come supporto momentaneamente. Ridiamo.
100 a Joker. Andi ancora. Sì, a Joker. Han invece diminuisce l'attacco del corpo centrale. Lei adesso aumenta la difesa. Ok, pena capitale. Manca poco. Ira di Dio. Calma, calma. Ah, fa il supporto lei. Potevi anche curarmi, voglio dire. Calma, adesso tocca a noi. Allora, io farei... Lui rifletteva il ghiaccio, sì. Mi serve... Ah, proviamo... Danno da vento pesante, proviamo. Tocca. Calma, calma. Questo riflette il vento. Lui fa sempre da supporto. Ricarichiamo a Makoto. Lei fa concentrazione. E Makoto cura tutti al massimo. Ok, adesso l'abbiamo sfruttata per bene la sta vita. Ok. Crivellamento. Tocca. Fuoco. Poca roba. Allora, potevo tenere là. Vabbè, fa niente. Se tenevo questa persona gli infettevo tutti i danni. Vabbè. Facciamo. Scusa, ma questo riflette giusto? Sì. Allora, in teoria, se io faccio... Che questo Frost Nero assorbe il ghiaccio, quindi se lui mi riflette i danni, io dovrei assorbirli. Poi proviamo. Invece no, li blocco e basta. Allora, Ryuji mi fa, direi, un attacco mortale. Ok. Ma fammi vedere una cosa. Lei è già concentrata. Non riflette il fuoco, quindi io potrei... No, sì, giusto, questo. Facciamo questo. Ok. Non ha più armi. Facciamo... facciamo ancora questo, va. Han alla vita bassa. Campana evidente. Ok, riprende la campana. Ho scattato su di voi il peccato capitale dell'invidia. Avete possibilità di fuga, va bene. Il rancore dell'umanità vi condurrà alla rovina. Ecco, se riusciamo a continuare così a attaccare principalmente lui, ma tenere a bada anche le sue armi, non sarebbe male. Adesso diminuiamo la difesa, che io poi perdo il senso dei turni. Dov'è? Dov'è? Siamo qua. Ok. Poi questo, cioè lui non lo so. Rifletta il fuoco, la campana. Allora, io farei
Aumentiamo l'attacco. Ok. Gelosia di Makoto. Ma pensa a te. Gelosia di Makoto. È perché siamo fidanzati. Vabbè. Lei invece continua a tenermi basso. Ok. Tanto ha resistito bene. Allora, difesa. Adesso funziona. Non è più gelosa. Cos'era questo? Ah, mi ha annullato i bonus. Sia attacco che difesa, maledetto. E vabbè, fa niente. Attacchiamo. Sì. O no, sì. Sì, attacchiamo. Ok. Adesso con Ryuji andrei di attacco. No, con Ryuji andrei di supporto. E torniamo con l'attacco alto, per favore. Gelosia ancora. Beh, tanto lei resiste bene, lei si concentra. Ancora. Vabbè, adesso facciamo così un attimo. Ok, guarita, è guarita. Meno male. Allora, curiamo tutti in maniera media. Ok. Cos'era questo? Ah, si è aumentato la difesa. E io te la riabbasso. Hai dei dubbi, ah. Potenza. Precisione, delusione. Aumenta la... Ah, anche questo, guarda questo. Precisione e delusione. No, aspetta, con Ryuji andiamo di attacco, dai. Attacco mortale, attacchiamo tutte e due. Ok. E lei rifletteva il fuoco, quindi tanto vale concentrare l'attacco su corpo centrale. Ok. E Makoto mi cura. Libro evidente. Ha ripreso il libro. Ho scatenato su di voi il peccato capitale della superbia. Ok, va bene. Sì, va bene. Basta tutte le furie. Allora, riabbasso. Anzi, risparmiamo qualche SP. Luce la difesa di tutti i nemici. Ecco. Ok. Lui invece aumenta l'attacco. No, ho sbagliato. Forse ho sbagliato. Vabbè, vabbè, Makoto non doveva fare la difesa. E noi facciamo concentrazione, direi. Makoto doveva pensare a curare, basta, visto che alla difesa ci ha pensato Ryuji. Freccia di luce. Ok.
Ok, orgoglio distorto. Il libro è pronto a contrattaccare. No, contrattaccare, cosa vuol dire? Forse non lo devo attaccare. Sai che tanto questo riflette il ghiaccio. Ah, riflette il ghiaccio. Proviamo. Perché noi blocchiamo il ghiaccio, anche se in teoria lo assorbiamo. Però vabbè. Vai. Meno. Fa niente. Ok, meglio attaccare adesso che dopo. Ryuji può aumentare l'attacco. Vedi, aumenta l'attacco. Ma allora è sbagliato. Cioè, il nome è diverso, ma l'effetto. Ho un errore di. Forse di traduzione. È un errore di traduzione. Aumenta la difesa, forse, anziché l'attacco. Perché l'attacco è questo. Ok. Adesso lei è concentrata, vero? Sì. Non riflette il fuoco, infatti. Perché era meglio farlo prima. No, era questo. Ok. Il libro è tornato normale, è morto proprio. Ah, sfruttiamo lo speciale. Non pensavo ci fossero. Non penso però lo sconfiggiamo. Attacco ristabilito. Ha ripreso addirittura tutte. L'abisso dell'inconscio brama la rovina definitiva. Avete possibilità di fuga, umani. Castigo vi colpirà tutti. Mentre attraversate le porte della distruzione. Apice divino. Sta facendo. E cos'è questo picco d'energia? Credo stia arrivando un attacco da paura, state attenti. Allora, aspetta. Ma ho anche la vita al massimo. Pensavo di avere. Non mi. Sarà veglia, forse. Allora, facciamo una cosa. No, allora, Joker mi sta in difesa. Sicurezza. Ok. Ryuji. Facciamo che. Mi usa Soma. È arrivato il momento. Ok. Ok. Adesso. An mi usa. No, dov'è? Quello della difesa. No, aspetta, lo devo trovare. Lui c'è la difesa del nemico. Ok. Invece Makoto mi aumenta la nostra difesa. Però. Era questo. Vedi? È un errore di traduzione. Ok. Ah, ok, sta caricando ancora. Allora, adesso dobbiamo attaccare ora con tutto quello che abbiamo. Io andrei di attacco generale, però ci concentriamo su di lui, dai. Polvere di diamanti. Facciamo attacco mortale. Pochissimo.
facciamo. No, facciamo quello generale, sì. Manca pochissimo. Cioè, se non muore. Cioè, non è morto. Vediamo che attacco sarà. La Madonna. Merda, mi ha preso. Porca vacca. Sapete cosa devo fare? Devo fare concentrazione con Ann. Non pensavo che ci voleva due turni per far sì che attaccasse lui. Allora dobbiamo rifare. Comincia. Sì, comunque ce la possiamo fare. Ho solo sbagliato. Se sapevo che ci metteva due turni ad attaccare, io attaccavo subito ed era morto. Ricomincio. Allora, ok, sono ritornato qua. No, a sto giro so, ma non l'ho usato. Dunque, adesso. Aspetta, sto pensando. Adesso ci mette due turni ad attaccare. In questi due turni dobbiamo eliminarlo. Quindi, io direi abbassiamo la difesa. O possiamo attaccare pesantemente, sperando che lui poi il turno successivo la difesa rimanga bassa. Proviamo ad attaccare pesantemente, in generale però. Lui fa attacco mortale, direi. Lei deve fare concentrazione. Qua attacchiamo. Ok. C'è minacciosa. Ok, mi ha ricaricato un po' gli SP. Andiamo ancora. Sì. Danno da ghiaccio pesante a tutti. Ok. Ok. No, ecco, cazzarola. Vabbè, dobbiamo attaccare per forza. Andiamo. 700. Porca vacca. Facciamo. Non so se basta, però. Porca vacca, gli rimane un sputo di vita. No, aspetta. È andato? Non mi sembra si sia sgretolato il suo cuore, però forse ho ucciso abbastanza braccia. Quindi questo è il potere che resiste alla rovina. Ce l'abbiamo fatta? No, non ancora. Il mio controllo non si piegherà alla rovina. Il mio controllo è la verità suprema di questo mondo. Che fa? Che ha fatto? Si è autodistrutto, forse? No. È forte. Ancora lì in piedi. Se davvero fossi un dio, guideresti l'umanità verso i tuoi ideali. E invece la stai distruggendo solo perché non ne sei capace, per vantarti della tua stessa esistenza. È per questo che ci osservavi, dovevi farlo, perché la reazione delle masse ti spaventava.
Sembra proprio così. Non so quanti anni hai, ma sei l'esempio perfetto del vecchio rompicoglioni. Gente così la trovi ovunque. Quante idiozie. E questo cos'è? Merda, non vedo niente. Desideri annientarci fino a tal punto? Ragazzi. Il mondo vi ha abbandonato. Non c'è più alcun posto per voi. Non possiamo perdere così. Se venissimo sconfitti il mondo... Devo rialzarmi. Qua serve... Mi sento debole. Un piano d'emergenza. No, non ce la faccio. È la fine? Non è concessa alcuna forma di imprevedibilità sotto il mio controllo. Riuscite a sentire la voce delle masse? Vi scherniscono per esservi opposti a un dio. Gli umani non sono altro che grumi di desideri. Un mondo governato da simili esseri può solo degredire. Ribellarsi a un dio è un peccato estremamente grave. La sofferenza eterna sarà la vostra punizione. Non lo permetterò. Il servitore è generato da quel che restava della speranza umana, Una misera nullità come te non può ribaltare il mio verdetto. Anche la speranza umana è un desiderio, non ti conviene sottovalutarla. I ladri fantasma non si arrenderanno mai davanti a nessuno. E anche se rimanesse solo uno di noi, continuerebbe a combattere fino alla fine. Senza ombra di dubbio riusciremo a riprenderci il mondo. Una persona è appena scomparsa. Ma che diavolo sta succedendo? Fate qualcosa, non siete la polizia. Per favore, stia calmo. Signore, cosa sta succedendo? Niente da fare, Senza ombra di dubbio riusciremo... a riprenderci il mondo. E quello cos'era? Il ladri fantasma? Il ladri fantasma non erano forse... Non si sono ancora arresi. Possono davvero fare qualcosa per una situazione del genere? Ma è impossibile, non c'è alcun modo. Ah, Mishima.
あいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。 Quella. Anche tu hai subito il fascino di fantasma? Ci può contare. E lo stesso anche per lei. È una domanda, più o meno, sì. E a quanto pare non siamo i soli. Ti lascerò fallire, non dopo tutto quello che hai passato. Porta a termine quello che hai iniziato. Colpa vostra se non so cosa significa arrendersi. In piedi, avanti, non dategliela vinta. Non importa cosa dice la gente. Io credo in voi, ragazzi. Forza, la di fantasma. Conto su di voi, avrò fiducia in voi fino alla fine. Adesso con la forza del tifo della gente. Hai sentito quelle voci? Sono gli umani di cui ti sei preso gioco finora. Nessuno vuole essere governato da te. Dico bene, Leo? Direi di sì. Devo proprio usare quel tono per dirti queste, per dire queste cose. Ma stanno facendo il tifo per noi, sì. Niente male come sensazione. Non dovranno ripetercelo due volte. Non ci lasceremo annientare. Daremo tutto quello che abbiamo, accidenti. È Dio colui che crea il mondo. Ho deciso. Porterò a compimento la mia giustizia per il bene di tutto ciò che amo. E lo stesso vale per voi, ragazzi. Se volete salvare il mondo, restate fedeli ai vostri ideali fino alla fine. Sconfiggiamolo insieme. Ehi tu, Dio, i tuoi stupidi umani stanno pregando laggiù. Pregano perché tu possa sparire dalla faccia della terra. Rivolgi a quel dio malvagio il tuo ultimo avvertimento, Leo. Hai scelto i nemici sbagliati. Salveremo questo mondo, dai. Gradimento massimo adesso, Arsène, tornato?
力を扱いそこねた愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。 何? La Madonna si è trasformato? Siamo diventati un dio anche noi. Mizega. C'è. Questo è. Cavolo, è gigantesco. Potere immenso, non può essere una persona. Stolti. Per questo che l'uomo è spacciato. Impossibile. Capisco, se un dio fa il cattivo è compito di un signore dei demoni punirlo. Non può esistere un finale più appropriato per un trickster. Joker, ti affidiamo la nostra forza e la speranza della gente. Metti fine a questa storia. Porca vacca.